È stata una giornata in cui c'è stato anche l'esordio per quanto riguarda la Serie B Uomini per la Avvenice Volley, che ha affrontato la prima difficile trasferta di questa stagione per questo storico campionato di Serie B. I Diavoli Rossi di Pinotauro hanno perso in trasferta a Loreto con il punteggio di 3-0, non demeritando tra l'altro, anche perché era il primo storico campionato di Serie B. E quindi probabilmente qualche attenuante c'è. Allora ne parliamo in diretta perché stanno rientrando da Loreto con Francesco De Luca. Francesco, ci sei? Francesco? Allora, vediamo un attimino di metterci in contatto con Francesco De Luca. Voglio sperare che sia in grado di ascoltarci. Stiamo cercando di metterci in collegamento con Francesco De Luca. Francesco? Sono Francesco, ciao Mimmo. Ciao Francesco, buonasera, eccoci qui, perdonaci, so che siate, che state rientrando da Loreto, abbiamo già il risultato finale, 3-0, come è andata? Raccontaci. Andata così così, comunque incontravamo una squadra forte, lo sapevamo, questa squadra vuole salire, quindi è stato veramente difficile, poi in casa loro, primo set così così. Diciamo, siamo lì su 12 pari, poi loro hanno fatto il largo. Invece, secondo set abbiamo avuto una bella occasione di vincerlo. Mi sa che stavamo sopra 19-16, poi piano piano loro, con delle ottime battute, un ottimo gioco a muro, sono riusciti a vincere il set 25-21, 25-20, mi ricordo bene. Poi il terzo set invece è andato, diciamo. Loro hanno subito preso un largo dall'inizio di 3-4 punti e se lo sono portati fino alla fine. Ecco, Francesco, il vostro rendimento comunque in partita, nonostante la caratura dell'avversario, è stato cioè come al solito, no? Sì, non abbiamo giocato per niente male, anzi, abbiamo tenuto testa e per loro non è stato per niente facile vincere la partita. Questo era il nostro obiettivo, veramente. Dovevamo far valere i nostri punti di forza e alla fine ce l'abbiamo fatta, cioè nel senso che abbiamo fatto vedere che abbiamo anche noi un bel gioco. Certo, adesso si attende l'esordio in casa il prossimo weekend, vero? Sì, il prossimo weekend cioè, abbiamo le forbici in casa e quindi dobbiamo lavorare bene ovviamente col mister Tauro. E questa partita ci serve proprio per preparare al meglio questa partita che ovviamente giocheremo al meglio per i nostri tifosi. Bene, speriamo bene che con questo auspicio ci possiamo godere una settimana di intensi allenamenti per arrivare poi all'esordio in casa alla Palla di Leo. Francesco, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, salve.